Ed eccoci con Ralin Dalì. Beh, qui non si sta a parlare della vittoria con Sassari. Io parlerei di una squadra che aveva iniziato 0 su 7 a livello di vittorie e da quel momento viaggia una media da squadra al quinto posto in classifica. Salvezza oggi, e adesso i playoff non sono più un sogno, sono qualcosa di più. Le storie più belle iniziano quelle più dure. Quindi anche all'inizio devo dire, voglio anzi ringraziare in questo momento la Società di Crema, perché vi dico la verità, eravamo 0-7. Hanno detto: ragazzi, veniamo un po' prima oggi all'allenamento. Sono entrati e sai cosa hanno detto? Noi crediamo in voi, non preoccuparvi, nessuno andrà via da questa situazione, noi siamo un gruppo, noi siamo una squadra, giochiamo insieme e vedrai che i risultati vengono. Quando hai sotto una struttura sopra e anche sotto, perché ti sostengono nel tuo momento fondamenta basso, solide, esatto, tu non puoi sbagliare, perché tu metti l'albero insieme, sì, e dopo vengono i momenti belli come oggi di raccogliere frutto. Quindi non è solo un frutto di le ragazze in campo, lo staff che ci mettono in condizione, ma anche il bel merito di quello che ci ha creduto dall'inizio della stagione, che ci ha permesso di lavorare in un certo modo. Tu parli della società e della squadra, parliamo anche di Ralin Dalì. Ci credevi a questo obiettivo, che può diventare addirittura qualcosa di ancora più bello? Ma certo, io ho la fede in Dio, se devo dire la verità. Per me, quando inizio, come ho detto, il più brutto che diventa, il più bello diventerà. E io credo questo tantissimo. Infatti, quando eravamo 0-7, ho preso uno dei nostri dirigenti e ho detto: guarda, non preoccuparti, noi abbiamo iniziato 0-8 a Vigarano e siamo andati ai playoff. E le cose belle si fanno insieme e vedrai che questo gruppo, noi veniremo fuori di questo. E ho creduto tantissimo. Sono sicuro che tu hai giocato 30 e passa minuti. Mi sembra che tu abbia ancora altra benzina per altri 50, ma ti lasciamo andare, grazie. Va bene, grazie a tutti, ciao ciao.